Eccoci qui, finalmente è arrivato il 2015, siamo partiti nel 2014, riapriamo alla grande. Buonasera a tutti, Virtus Style, puntata numero uno di questo nuovo anno, che si è aperto con tantissime novità. Tante novità le vivremo necessariamente nel corso di questi 365 giorni rossoneri, perché intendiamo immaginare un 2015 comunque importante per la Virtus Lanciano, un campionato importante che è stato iniziato nella sfida di Catania al Massimino, o meglio al Cibali, qualche mese fa. Il Catania che si ritrova sulla strada rossonera sabato al Guido Biondi. Insomma, ci sarà tanto da parlare con i nostri ospiti. Per il momento io presento uno solo di questi, l'ho corteggiato per tanto tempo, però finalmente ce l'ho fatta a farlo venire qui negli studi di Silvi Marina in diretta a Virtus Style. Dirigente scolastico, ma allenatore, soprattutto attento osservatore a 360 gradi delle dinamiche di quello che avviene nel settore giovanile regionale, non solo, Marcello Rosato. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Come stai, Marcello? Benissimo. Bello, molto, molto preparato. Sì, questa nuova veste. Tu sei anche preside dell'Istituto Alberghiero, che è una delle eccellenze della nostra regione. Sì. Sono onorato di essere il dirigente scolastico da dell'istituto poco, fresco, dal primo settembre. Ho vinto il concorso ultimamente e sono onorato di poter dirigere un istituto che ha fatto la storia dell'enogastronomia, dell'accoglienza turistica, dei servizi di sala e bar. È un'avventura molto lavorata, ma al tempo stesso estremamente affascinante. E poi tu sei sempre stato in prima persona, sei allenatore, vicino ai ragazzi, soprattutto i giovani, più giovani. Hai lavorato anche ad un certo livello, esperienza rossonera virtussina a parte, hai lavorato con squadre blasonate tipo Pescara, ma comunque rapporti importanti anche con allenatori di un certo calibro, e mi riferisco, tanto per citarne qualcuno, a Cetteo Di Mascio. Insomma, che esperienza stai vivendo, se la volessi anche mettere in parallelo a quella da allenatore? L'esperienza con i settori giovanili è ventennale, che ho vissuto con diverse tipologie di settore giovanile, da quello professionistico, che può essere la Virtus Lanciano o il Pescara, a quelli di matrice un po' più amatoriale e dilettantistica. Mi hanno dato la possibilità di conoscere tante tipologie di persone, di mettermi in contatto con tante tipologie di persone, parlo di adulti e parlo di ragazzi. Quindi il calcio giovanile è un calcio nel quale la didattica è prassi quotidiana. Devi necessariamente adattare qualunque proposta che fai alla persona che hai di fronte, al più bravo o al meno bravo. E questa esperienza calcistica, e lo ripeto sempre, è fondamentale, è stata fondamentale per affrontare questi quattro primi mesi da dirigente scolastico in una scuola grandissima, che è quella di Villa Santa Maria, che ha quasi 800 iscritti, ha oltre 100 persone di docenti, ha oltre 100 persone di personale scolastico, e dove le dinamiche si vivono a 360 gradi 24 ore al giorno, perché ci sono anche 300 ragazzi a convitto. Abbiamo 3 convitti a Villa Santa Maria. Quindi quella didattica nel calcio applicata anche ai rapporti quotidiani nel mondo della scuola. Estremamente attuale anche il tuo ruolo, perché un giocatore della Virtus Lanciano è nato sotto la tua ala tattica, protettiva, se così vogliamo, e mi riferisco ad Antonio Aquilanti. Sì, io ho cominciato ad allenare prestissimo una squadra dello Spirito Santo che sta nel quartiere Santa Rita a Lanciano. Antonio cominciava a tirare i primi calci al pallone, e quindi io, Bruno Marfisi, altre persone hanno visto crescere Antonio e gli hanno dato la possibilità di potersi esprimere a livello giovanile. E Antonio è sempre stato un ragazzo estremamente intelligente nel sapersi gestire, oltre ad avere delle doti naturali importanti. Era sono stato centrocampista. Sì, diciamo, io posso prendermi il merito di essere stato il tramite, con Cetteo Di Mascio a Pescara, a dargli questa possibilità di passare da una piccola società
come lo Spirito Santo, ad allenarsi invece in un settore giovanile importante come quello del Pescara. Pescara, poi l'esperienza di Firenze. Poi quella è stata successiva all'esperienza del Pescara, però il passaggio dalla realtà dello Spirito Santo Lanciano a Pescara, questo merito posso prenderlo io. Poi Antonio è stato bravissimo a gestirsi ed è l'attuale giocatore titolare imprescindibile. E poi hai allenato un altro fenomeno, Alessio Giancristoforo. Sì, ho avuto pure te come giocatore. Sì, un ragazzo educato, con la voglia di fare. Tentavi di fare il portiere, ci hai provato a fare il portiere. Però giocavo anche terzino, sì, ala, quindi ero adattabile, sì, dai. Certo. Balleabile nelle diverse situazioni, anche questo lo posso vedere come punto di forza. Certo, come no. Ci vogliamo vedere nel nostro spirito goliardico, e ci mancherebbe altro, cartoon style, questa volta... Il nostro doppiatore mascherato è andato proprio di novità cinematografica e ha sottolineato diversi aspetti che poi ti farò commentare. Però è il momento dei cartoon style. Virtus, buon anno, sto 2015 ha cominciato per tutte quelle. Mo se fanno solo un sacco di chiacchiere, un calciomercato, gli giocatori che va e ve. Ma è che, per mo, si sente solo un sacco di frignari, senta a me che io te voglio bene. Mo, vado a fa solo una cosa, te la mette una bella corazza e la da guarda in faccia a nessuno. E te la sta attento a tutte quelle. Te la ricorda che tu non di niente da perdere, ma solo da guadagnarci, chi ti da perdere è l'etere. Compri? Parte me? Vai, un belle guante ci vuole. Oh, oh, ne fondrasci tu guante. Che cavolo di manone ti? Oppla, ce l'avevo fatta. Stu guante a che serve? Virtus, stu guante serve a tirare un sacco di fecuzze a Lucatania. Passiamo a lens, mettete le parasticche e soprattutto mettete un bel parasticche che disti timpe che tutti questi cavaggerette si sa che ti può succedere. E voilà, ecco pure un parasticche. Mo ci vuole un bel ermetto, ecco qua, e ci vuole pure una bella piastra che protegge la panza. E voilà, un'altra volta. Però Virtus, occhio alla linea. Non si pensi più a mangiare a bere, si pensa solo a aiutare a pallone, perché se no sta corazza va screzzando per l'aria. Ecco qua, se vedi screzzando. Morale della favola, le capisci tu, da gennaio le cose cambiano, comincia un altro campionato, un'altra storia. Perciò se la Virtus, pure che la corazza non avesse arrivato a fare le playoff, ne vengazzete e facete solo un ragionamento. Pensate a dove andate a vedere le partite 10 anni fa e dove andate a vedere voi. E anche questo, non vi sono detto niente e vi sono detto tutte cose. Tanti saluti a tutti e ricordatevi che ogni martedì sera, TV 6, ore 21, ci sta Virtus Style, cioè lume ci sta. Eccoci qua, Marcello, ci vuole una bella corazza, come dice Big Hero, per questo girone di ritorno. Ufficialmente inizieranno tra poche ore quelle che sono le 21 partite che porteranno a decretare la squadra che l'anno prossimo andrà in Serie A, le squadre che andranno l'anno prossimo in Serie A. Ti faccio subito una domanda, siccome i numeri dicono che nella scia di queste squadre, di queste papabili, ci possa essere anche il Lanciano. Fino ad un certo punto della sfida col Bologna la classifica diceva che i rossoneri erano secondi in classifica. Insomma, tutti i tasselli numerici, che sono poi quelli che contano, dicono che le carte in regola ci sono. Poi, da qui a parlare di una promozione diretta,
insomma, non ce ne passa un bel po', ci mancherebbe altro, però questo mio prologo vuol dire una cosa, la morale della favola è quella che, insomma, fare i conti con il Lanciano e farli è una regola consolidata e tutti devono starci a questo tipo di ragionamento. Per antonomasia il mese di gennaio è il mese nel quale si cerca di riparare, come si dice in termini calcistici, realtà partite con l'obiettivo del playoff o con l'obiettivo della promozione diretta, tentano in questo mese di andare alla ricerca di quei giocatori che possono fare la differenza nel rimettere la classifica a posto. Io quest'anno ho la possibilità questa di questa è la classifica, eccola qui. Sì, è una classifica cortissima. Assolutamente. Una classifica estremamente corta. Le squadre della colonna di destra, ma anche le prime della colonna che stanno a sinistra, anche le prime della colonna che stanno a destra possono tranquillamente giocarsi la possibilità di un accesso disputare i play-off. Quest'anno, dicevo, non avendo squadre di settore giovanile da allenare, il sabato e la domenica posso dedicarli a vedere in maniera un po' più precisa e attenta il Lanciano. Sono sicurissimo, ho questa certezza quasi da spogliatoio, che la forza del Lanciano non sia solamente la qualità del singolo giocatore, di questo ne sono sicurissimo, ma sia la compattezza del gruppo. Di qualità ce n'è. Qualità dei singoli, però nel gioco del calcio io sono convinto a qualsiasi livello che la qualità dei singoli, se non è messa in armonia, se non si stabiliscono le giuste sinergie a livello anche di contatti umani, a livello di gestione dello spogliatoio, poi non si riesce a tradurre sul campo nulla. Allora, se il giocatore di qualità è a disposizione di ciò che l'allenatore, la società chiede, se il giocatore uno aiuta il 2, che aiuta il 3, che aiuta il 4, io questo nel Lanciano lo vedo sia in fase offensiva ma soprattutto in fase difensiva, quando bisogna andare a riprendere il pallone, quando bisogna andare a riconquistare, ad attaccare le zone, a fare pressione o pressing. E il Lanciano, secondo me, ha tutte le carte in regola per giocarsi fino alla fine la possibilità di sognare la possibilità di un accesso in Serie A. E poi nelle singole situazioni tattiche, che possono essere dei cross o possono essere delle triangolazioni al limite dell'area, il singolo di qualità si mette a disposizione, si fa sempre trovare bondo, sapere attaccare gli spazi, andare dove, prevedere dove la palla possa andare a finire dal passaggio del compagno, è l'indice, l'unità di misura della qualità delle squadre. Quindi io credo che il Lanciano, pur non cambiando nulla o cambiando al minimo, a seconda di quelli che sono i dettami dell'allenatore, se la giocherà sicuramente fino alla fine e sicuramente tutti dovranno vedersela moralmente, fisicamente, tecnicamente e tatticamente con la forza del Lanciano. Parlavi di un qualcosa di consolidato, di stratificato, che è il gruppo che comunque ha origini, se vogliamo, profonde e lontane, i vari Di Cecco, Aquilanti che citavamo prima, Turchi, Vastola, insomma, uno zoccolo duro che da qualche anno, a Menta e chi più ne ha più ne metta, vanno avanti con quella forza, quella graniticità che sta dando dei risultati in ogni stagione, in ogni annata. Ripeto, nel gioco del calcio i 90 minuti finali sono l'ultimo segmento di una preparazione alla partita che è di tutta la settimana e di tutto l'anno. È come fare il compito in classe finale, se non hai studiato prima, se il rapporto tra te e i tuoi compagni, il libro non è stato ottimo, non puoi arrivare a fare il compito in classe. Secondo me, ripeto, lo spogliatoio del Lanciano ha uomini, è fondato su dei valori che vanno anche al di là del campo, che sono valori di amicizia profonda e di rispetto, e per esperienza a tutti i livelli, anche di settore giovanile, sono convinto e posso dire tranquillamente che le prestazioni in campo sono la diretta conseguenza di un'armonia di spogliatoio e quindi di uno zoccolo duro. Un esempio molto, molto, molto stupido: chiunque arriva, credo, nello spogliatoio del Lanciano debba adeguarsi immediatamente a delle regole di fondo e semplicemente rispettare delle persone che sono la storia del Lanciano. Rispettare le persone che sono la storia del Lanciano ti mette nelle condizioni necessariamente di giocare bene e di giocare per la maglia, che è una cosa ben diversa dal giocare per se stessi. Prima parlavi di palle inattive, forse è stato questo il tallone d'Achille di questa squadra. Se D'Aversa dovesse riuscire anche a limare queste situazioni, effettivamente
e magari virare a proprio favore le palle inattive, così come in tante occasioni sono state prolifiche e sfruttate, si può completare una macchina che la definirei quasi perfetta nei meccanismi. Allora, anche qui secondo me c'è da valutare tanti aspetti. Allora, tu puoi allenare tutta la settimana la fase difensiva nei calci piazzati, puoi avere tutte le situazioni tattiche di marcamento o di blocco, ma non puoi ricreare in allenamento una situazione emotiva e di tensione contestuale che è la partita, che si realizza, queste variabili si realizzano solo in ambito partita. Tu puoi avere un assetto difensivo di marcatura uomo a zona nelle palle inattive perfetto fino al venerdì, ma il sabato, per emotività del portiere, perché il difensore centrale è scivolato, perché l'attaccante avversario è stato talmente bravo a fare un movimento sul primo palo, tu potresti prendere dei gol che hai evitato in settimana. Quindi sicuramente il mister D'Aversa, come tutti quanti gli altri, lavorano tantissimo sulle palle inattive. Però sono i contesti emozionali del momento, della gara. Una partita di calcio la si può studiare a tavolino quanto si vuole, ma poi il sudore del campo e le situazioni contestuali sono tanti attimi che possono andare a tuo favore o a tuo sfavore. Quindi secondo me il mister ha preparato la squadra solo delle situazioni contingenti che hanno portato magari a subire qualche gol in più. E a proposito di gol, abbiamo preparato, il nostro Marcello Ruggero ha preparato due schede, una sui gol fatti e una sui gol subiti. Vogliamo vedere la dinamica dei gol fatti rossoneri in queste 21 gare? Ce la vediamo. Gol fatti del Lanciano. Prolifico, effervescente, ma è scontato, insomma, chi più ne ha più ne metta. 31 marcature, due sole gare su 21 concluse senza andare in rete. 1,47 reti a partita è la media gol del gruppo allenato da Roberto D'Aversa, anche lui ha la prima esperienza da allenatore. Se il Lanciano ha perso 3 volte, di queste solo in una circostanza non è riuscito ad andare in rete, a metà novembre contro il Latina. 31 reti messe a segno con 11 interpreti diversi su 21 utilizzati dal tecnico frentano, dalla sfida col Catania a quella col Bologna. La stitichezza da gol della stagione 2013-2014 è ormai un ricordo sbiadito. Il triste attacco, insomma, gira nonostante l'infortunio di Cherry da fine ottobre, le squalifiche di Thiam, l'intermittenza di rendimento di qualche pedina e anche gli infortuni. Nonostante tutto, adesso i gol sembrano fiocchi di neve mai uguali l'uno all'altro, che volendo possiamo sintetizzarli in 3 macro aree. La prima, quella della imprevedibilità e del disorientamento, o meglio della capacità nel non dare punti di riferimento creati dal triste attacco. Gli inneschi ai gol, entrambi su calcio di rigore, del pari e del vantaggio a Catania, sono le icone principali di questa categoria di marcature, ma anche le reti di Grosso, Piccolo e Monachello contro lo Spezia, oppure il gol del vantaggio del senegalese Mame Baba Thiam contro il Trapani sono la prova provata con i gol di un'architettura offensiva efficace. Dalla imprevedibilità e dal disorientamento alla categoria dei gol frutto delle invenzioni personali. E che invenzioni, verrebbe da dire? Certamente uno dei gol più belli, che incarna alla perfezione la bravura del singolo, vanno annoverate le perle di Gaetano Monachello nel derby di novembre contro il Pescara e anche la prodezza, l'ultima del 2014 contro il Bologna, un gol che rappresenta la sintesi perfetta di un potenziale e di una caratura tecnica di livello altissimo. Se Monachello fa la parte da leone in questa categoria, come non annoverare nella stessa le invenzioni di Carlo Mammarella contro l'Avellino in un contropiede perfetto, oppure il sinistro dalla distanza siderale contro la Ternana. Altra macroarea delle marcature, quella della graniticità del fronte offensivo. In questa categoria vanno ricompresi tutti e 4 i gol di Cherry contro Catania, Brescia, Frosinone e Bari.
ma anche la seconda marcatura di Thiam col Trapani o quella con il Modena. Insomma, il Lanciano ha segnato tanto e infatti meglio dei frentani hanno fatto solo il Carpi e il Trapani, ma chissà quante volte Roberto D'Aversa avrà ripensato a quell'enorme mole di occasioni create e non concretizzate, a partire da quel rigore sbagliato da Piccolo negli ultimi 90 minuti del 2014 contro il Bologna. E forse anche questa considerazione sul tanto creo e poco concretizzo può comunque far dormire sogni tranquilli il tecnico virtussino, perché dimostra che la sua squadra ha un potenziale non indifferente da questo punto di vista. Eh sì, potenziale non indifferente da questo punto di vista. Il Lanciano ha segnato 31 volte, meglio dei frentani, solo due squadre. Però Marcello, c'è anche da dire che tanto ha fatto, tanto ha prodotto il Lanciano. Poi magari c'è stata quella efficacia in termini realizzativi poco sfruttata, però anche questo è un dato da non sottovalutare. Il Lanciano è una macchina offensiva, estremamente capace di creare, e per chi è attento al gioco del calcio, per chi guarda una partita a tutto campo, chi fa un'analisi tecnica e tattica, deve guardare soprattutto i movimenti senza palla dei giocatori che fanno. E gli offensivi del Lanciano hanno dei movimenti laterali ad incrocio con l'attaccante consolidati, quindi quando in un'azione offensiva ci sono 3-4 giocatori che si inseriscono nelle fasce laterali o centralmente, significa che la fase offensiva è curata nei minimi dettagli, oltre alla qualità dei singoli e alla forza del gruppo. E poi sottoporta si può tirare sopra la traversa o puoi fare gol da 30 metri, sono tutte situazioni contingenti, ma il fatto di arrivare costantemente in porta 10-15 volte ogni partita dentro e fuori casa, quindi non sei neanche condizionato dal fattore campo. Sì, sì, c'è anche da dire che è un dato positivo, è su quello che sicuramente lo staff tecnico lavora, sul fatto che hai potenzialmente la forza di arrivare 15-20 volte a tirare in porta, che sia a Catania, che sia a Carpi o che sia in casa. E da fine ottobre, dal 28 di ottobre, che manca anche Bomber Cherry, anche questa è una considerazione da fare, uno dei giocatori più appetiti, un giovane classe 96, vuole anche mezza Serie A, e che il Lanciano, suo malgrado, deve farne a meno, ne fa a meno da fine ottobre, quindi nel momento in cui dovesse rientrare potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Sicuramente per le caratteristiche del giocatore, perché è un attaccante vecchia maniera, una struttura fisica importante, una complessione fisica importante, una forza nell'accelerazione con e senza palla. E la caratteristica fondamentale di Cherry è che sente, percepisce la porta. La qualità di un attaccante principale è quando senti la porta, quando non la vedi ma la senti, quindi se percepisci la porta e sei inserito al momento giusto sei un attaccante vero. E poi qui stiamo parlando di un ragazzo, stiamo parlando di una prospettiva di giocatore importante, non solo per le sorti del Lanciano, ma della sua società di appartenenza e sue personali. Io ti interrompo perché ci facciamo un salto nella Milano che è diventata la capitale del calciomercato. Nicolò Schira, preso tra una porta e l'altra dell'Ata Hotel. Ciao Nicolò, come stai innanzitutto? Buonasera Alessio, buonasera, hai chiamato proprio nel momento più particolare perché ho una batteria dopo una lunga giornata di inseguimento praticamente quasi morta. Speriamo di resistere per questo collegamento. Dai! 5%, vai. Quindi speriamo bene. Vai tu Nicolò, tanto sai, noi vorremmo delle informazioni sulla Virtus Lanciano, come si stanno muovendo i dirigenti frentani? Lanciano è molto attivo in uscita, ci sono due giocatori in partenza, l'attaccante Pasquale De Vita è diretto al Monza, anche se in giornata c'è stato un inserimento del Barletta, mentre il portiere Branescu ha un'offerta dell'Alada, formazione della Serie A ungherese, nella quale milita anche l'ex attaccante di Lazio e Inter, Tommaso Rocchi. In entrata piaceva Kingsley Boateng, ma l'attaccante del Preda
firmerà in serata per il Bari, contratto sino al 2017. Lanciano che comunque qualcosa potrà fare in avanti per completare l'organico, per il resto insomma è molto attento Leone alle occasioni di mercato, non ha fretta, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, pronto ad assestare per un paio di correttivi per rendere la squadra ancora più competitiva. I gioielli sono tutti incedibili, in particolar modo Cherry e Mammarella. Nicolò, a proposito di ricerca sempre attiva di Luca Leone, ci sai dire qualche nome oppure no? Guarda, per il momento è concentrato maggiormente per le uscite che ti dicevo, per le entrate sono stati proposti dei profili ma non c'è nulla ancora di particolarmente caldo, insomma. Sicuramente qualcosina a centrocampo potrà arrivare, davanti magari un attaccante di completamento legato all'uscita appunto di De Vita, come ti dicevo poc'anzi, la difesa dovrebbe restare quella. Si era parlato di una situazione insomma di un caso a Menta, ma come saprai c'era stato qualche screzio con D'Aversa prima della sosta, ma la situazione insomma potrebbe essere ricomposta. Questo più o meno è il quadro al momento, insomma. È comunque un Lanciano che è attento e sorniona alle possibili occasioni di mercato. Nicolò, chi c'è della Virtus a Milano in questi giorni? Oggi nessuno, ti dico la verità. Settimana scorsa c'era Luca Leone, ma come ti dicevo è stato più attivo in uscita per il momento, con vari incontri per portare questi giocatori, più che in entrata. Senti, per concludere, perché so che hai tantissimo da fare, Nicolò, di chi dovremmo particolarmente temere questo calciomercato? Nel senso positivo, nel senso buono, quale squadra secondo te sta facendo la parte da Leone della Serie B? Guarda, sicuramente sta facendo un bel mercato l'Avellino, ma occhio anche al Bologna, perché in questi giorni c'è un Pantaleo Corvino scatenato, sta cercando di chiudere due o tre grandi colpi. In serata c'è stato un incontro con Betancur per Guillermo Rodriguez, il difensore uruguaiano, cerca un trequartista e un portiere, un Bologna che farà acquisti assolutamente significativi, il Bari sta rivoluzionando l'organico, il Catania ha pescato giocatori importanti, uno anche in Abruzzo come Riccardo Maniero del Pescara, lo stesso Pescara cerca un sostituto, potrebbe essere Ardemagni, insomma è un mercato che sta per decollare e ti dico la verità, devi cambiare il giorno della trasmissione perché il mercato si infiamma il mercoledì e il giovedì, se mi chiamavi il giovedì o il venerdì c'erano tante notizie, il martedì è sempre un giorno abbastanza soporifero e sornione, ma cercheremo per settimana prossima di regalarti qualche bombetta. Ho il 2%, quindi se non mi sentirai più vuol dire che è caduta la linea. Va bene, Nicolò, anzi ti anticipo che la redazione sempre propositiva di TV6 sarà proprio negli ultimi giorni di calciomercato a Milano, alla Tautel, quindi ti farò intercettare. Mi dicono che la linea è finita, è caduta con Nicolò Schira, che io voglio ringraziare, come sempre puntualissimo, è sempre illuminante, è sempre sul pezzo, ci mancherebbe altro. Una invece che ha rischiato di non essere sul pezzo, però ce l'hai fatta, ti sei persa in autostrada, no? Sì, per le... è un po' di casini. Di casini stradali, e grazie a Deborah Paolucci, attaccante della Vis Lanciano. Ciao Deborah, come stai? Tutto bene, grazie. Carica? Sì, sì, dai. Sei rimessa... in carreggiata. Ti sei rimessa in carreggiata. Deborah, prima di andare in pubblicità, tu, abbiamo parlato del Lanciano, di questa squadra che fa tanto, crea molto con mister Marcello Rosato. Che idea ti sei fatta delle prime 21 gare del Lanciano? È una buona squadra, potrebbe puntare molto più in alto di quello che della posizione in cui si trova, però penso che nel girone di ritorno possa esprimere realmente quello che è. La parola vietata in qualche modo è playoff a Lanciano, tutti quanti volano basso. Prima io e Marcello addirittura ci siamo spinti a dire la parola Serie A, quindi tu come la vedi? Non mi bilancerei più di tanto, però potrebbe andare come parola. Ti piace come squadra, come modo di giocare, come propositività, come... Sì, è una buona squadra. Buonissima squadra.
da livello tattico, tecnico, tutto. Ci sta. Una cosa che ti ha colpita particolarmente in questi, in questa prima parte di campionato, qual è stata? È la, diciamo, la, il non mollare mai, ecco, nonostante lo svantaggio, è comunque una squadra molto unita, che non molla, che resiste fino alla fine. Quindi ha solo da, da resistere fino alla fine per far andare le cose a posto. Io invece, per far andare le cose a posto e non far arrabbiare il nostro sempre puntualissimo Gianni D'Areo, devo dare la linea alla pubblicità, però lui ha fatto l'allenatore, è preside questa volta, lo metto nelle condizioni di anchorman. Marcello Rosato, quella è la telecamera, fammi vedere come daresti i consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti a tutti i tifosi di Virtual Style. 21, 37 e 37 secondi, puntata numero 1 del 2015 di Virtus Style. Deborah, abbiamo sentito anche qualche voce da, da Milano sul fronte calciomercato. Come diceva il collega Nicolò Schira, non ci sono grossissime novità, c'è qualcosa in uscita, ma più di, chiamiamolo, di rifinitura, di limatura. Prima hai parlato di un organico che ti soddisfa, tu che cosa faresti per puntellare, se magari ci fosse la necessità di puntellare questa squadra? Forse rinforzerei un po', diciamo, centrocampo e attacco, però non che sia da buttare, assolutamente. E prima stavamo facendo anche delle considerazioni su un calciatore del Lanciano che ha la tua stessa età, è un 96, e si tratta di Alberto Cerri. Sì. Uno che di gol se ne intende, un calciatore che ha fatto tanto in pochissimo tempo che è stato a Lanciano, poi l'infortunio, e che tanto potrà fare ancora. Sì, diciamo che si trova un po' nella mia stessa situazione, si trova in Serie B, in una squadra che punta a, a qualcosa di grande, e anch'io, come lui, punterei a qualcosa di grande. Tu quando segui le partite del, della Virtus, come, come cerchi sempre di prendere qualcosa, come, come le vedi da, da calciatrice di calcio a 5? Beh sì, comunque è un altro tipo di gioco, però sì, uno cerca di prendere caratteristiche, qualcosa di positivo da qualsiasi sport. Noi cercheremo di prendere qualcosa di positivissimo, perché la, la sua voce e la sua firma non ha bisogno di tanti giri di parole, di presentazioni. Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Nicola, ben risentito, grazie e buonasera, come stai? Non tanto bene, un po' di influenza, e quindi non siamo intanto tanto in forma, però siamo qua in trincea pronti a, a seguire le notizie del mercato e a chiacchierare con voi, che è sempre un piacere. Buonasera a tutti. Dai, fa parte del gioco anche l'aspetto influenzale, tra poco passerà, vedi il lato positivo. Sì, sì, speriamo. Nicola, che ci dici su questa Virtus Lanciano? Il tuo amico Luca Leone come si sta muovendo, e soprattutto come, tu che hai un osservatorio privilegiato, come vedi i movimenti di mercato e soprattutto la collocazione e le ambizioni di questa squadra? Beh, gli ho mandato un messaggio mezz'ora fa per verificare una notizia e non mi ha ancora risposto, quindi sono un po' arrabbiato con Luca Leone. Che notizia? Vediamo se, se ce la puoi dare, se ci puoi dare tu no, qualche... Mi sembra che sia una mossa dei procuratori, perché c'è il nome di un giocatore che sta rimbalzando da una squadra all'altra, è quello di Stoian, il rumeno del Bari, che era vicino alla Provercelli, poi l'ha chiesto il Crotone, ma in ballo c'è anche il Lanciano, e volevo sapere da Luca se era effettivamente un obiettivo del Lanciano. A quanto mi aveva detto qualche giorno fa, parlando delle strategie del Lanciano nel mercato, non c'era granché da attendersi, appunto, dal punto di vista dei rinforzi, se non appunto in base al rientro, con il rientro di Branescu alla Juventus, dalla Juventus sarebbe arrivato uno dei giocatori della Juventus
che ha in orbita nel mercato appunto in questi giorni sarebbe arrivato al Lanciano. Stojan non è della Juventus e quindi non credo, se non sono cambiate le strategie, non credo che Stojan sia un obiettivo del Lanciano, però comunque è giusto monitorare tutte quante le situazioni. E il fatto di Boateng ormai addirittura d'arrivo con il Bari, altri nomi ce ne sono oppure no? Boateng è stato un giocatore che il suo procuratore in ottimi rapporti con Lanciano, se ne è parlato anche per andare a Lanciano, ma ha preso la strada di Bari e quindi una trattativa per il Lanciano sfumata. Nicola, ti ha sorpreso questo Lanciano di questo 2014 targato Roberto D'Aversa, che tra l'altro è all'esordio assoluto da allenatore, coadiuvato e supportato da Andrea Tarozzi, che hanno avuto un incedere deciso in questo campionato, 3 sole sconfitte su 21 gare, terzo miglior attacco, insomma tante cose positive. Sì, è una continuità che sta dando di rendimento, che sta dando il Lanciano, molto interessante, molto positiva, sicuramente una chicca, un'eccezione nel contesto generale, poter lavorare dando continuità al proprio lavoro, al proprio progetto, è sicuramente una delle grandi carenze del calcio italiano. Chi riesce a farlo, come appunto il Lanciano o lo stesso Carpi capolista, sono questi gli esempi da seguire, l'ho detto anche e scritto più volte, il grande calcio deve prendere esempio da queste realtà che fanno dei progetti e li cavalcano per anni, quindi quello che fa Lanciano non mi sorprende. Certo, Roberto D'Aversa era un'incognita perché al debutto in panchina non si sa mai cosa può succedere, ma è stato bravo a proseguire nel solco tracciato dai suoi predecessori con il sostegno della società e quindi per lui non c'è stato nulla di nuovo da scoprire nella squadra, è riuscito a farle proseguire la strada positiva appunto tracciata negli anni scorsi, quindi è una bella scoperta Roberto D'Aversa in panchina. Nicola, secondo te Carpi sarà l'autentica conferma in questo girone di ritorno oppure ci possiamo aspettare magari, che so, il ritorno in pompa magna del Catania che si sta rafforzando, del Bologna che sta facendo molto mercato attivo, come la vedi anche in prospettiva promozione diretta in Serie A? Beh, la sosta non è sicuramente piaciuta al Carpi perché stava marciando bene con una grande continuità di risultati e doversi fermare non è stato sicuramente una cosa positiva. Dopo la sosta ripartire è sempre un'incognita, se il Carpi dovesse ritrovare subito il ritmo con cui aveva chiuso la prima parte della stagione, sarà difficile andare a prenderlo perché ha meritato questo primo posto appunto per la continuità di rendimento e per il coraggio con cui ha affrontato tutte le partite, giocando anche su campi difficili da grande, e quindi è un Carpi che secondo me ha meritato, ma ripeto, c'è questa incognita della ripresa dopo la sosta. Obiettivamente il Catania, il Bologna è l'altra squadra che sembra avere le maggiori credenziali per seguirlo direttamente in Serie A. Per quanto riguarda le altre grandi, tu hai detto il Catania, io metto anche il Bari, queste due squadre possono aspirare al limite ad arrivare ai playoff, non credo che possano ancora nella loro testa pensare alla promozione diretta, che invece rimane un discorso appunto fra Carpi e Bologna, magari Livorno e Spezia, ci sono altre due squadre che si ripresenteranno in blocchi di partenza da sabato molto agguerrite. Te la faccio così secca, l'ultima domanda, nello scacchiere finale, il Lanciano dove lo inseriresti ad oggi? No, il Lanciano secondo me quest'anno mi auguro che riesca a fare quello che l'anno scorso ha accarezzato a lungo, cioè arrivare almeno ai playoff, che sono stati a lungo alla portata della squadra e poi alla fine sono sfumati. Quest'anno il Lanciano può tentare di giocarsela fino in fondo, bisogna però vedere appunto squadre oggi in ritardo come Catania e Bari, se dopo questa rivoluzione di gennaio partiranno come proiettili oppure se rimarranno ancora nel limbo.
davanti ci sono delle squadre con le quali il Lanciano se la può giocare, quindi l'augurio che faccio a questa simpatica squadra è quella di riuscire a fare un saltino in più rispetto all'anno scorso, anche se credo che la realtà dice che mantenere la categoria senza dover soffrire troppo rimane giustamente un ottimo risultato. Eh sì, hai perfettamente ragione, e saranno le parole che scriverà senza nemmeno fiatare Luca Leone. Mi raccomando Nicola, marca lo stretto, perché Leone è sempre molto ermetico. Sicuramente lo conoscerai quanto noi, quindi... Se non mi risponde a questo messaggio entro mezz'ora lo metto sul libro nero, mi dispiace. Perfetto, allora se ci sta seguendo Luca Leone, sa benissimo che entrerà nel libro nero di Nick Binda se non dovesse rispondere al messaggio. Scherzi a parte, Nicola, grazie, ti ridisturberò presto, ma è sempre un piacere sentirti. Nessun disturbo, un piacere anche mio, a presto e un saluto a tutti gli amici di Lanciano. Grazie a Nicola Binda, la penna per eccellenza della Gazzetta dello Sport. Marcello, tutti si mantengono, anche giornalisti che comunque hanno un monitoraggio continuo e ad un livello un po' più alto di tutte le squadre, c'è questa convergenza nel dire che la Virtus, quello che abbiamo detto, rischiamo anche di essere monotoni e ripetitivi, ma è una squadra con la quale fare i conti. Sì, io nella mia vita vedo il bicchiere sempre mezzo pieno, insomma. Professionalmente, essere riuscito a 42 anni a diventare dirigente scolastico, se non avessi visto il bicchiere mezzo pieno probabilmente avrei mollato. E ti ripeto, quest'anno, avendo la possibilità di vedere attentamente le partite della Virtus Lanciano, io il bicchiere... per la prima volta, dico, perché io sono sempre molto critico, lo voglio vedere mezzo pieno. E poi, secondo me, c'è anche un altro aspetto, che il Lanciano è il Lanciano, nel senso che non succederebbe nessun dramma, non si creerebbe nessuna tragedia se non dovesse centrare i playoff. Avrebbe la possibilità di continuare a disputare un campionato professionistico di Serie B. Se sì, Lanciano prima... dovesse centrare i playoff, sarebbe storia, sarebbe scrivere un'altra pagina di storia e sarebbe vivere un sogno. Se Lanciano dovesse andare in Serie A, sarebbe materializzare un sogno, ma senza nessuna pretesa. L'importante è continuare a dare la possibilità al tifoso lancianese di vivere l'esperienza della Serie B. Prima il nostro doppiatore mascherato diceva: ricordatevi dove stavate qualche anno fa, più o meno queste parole. Dove era il Lanciano fino a 13, 14, 15 anni fa e dove è adesso? Il Lanciano, la storia del Lanciano, con tutti i personaggi positivi che hanno costruito la storia di Lanciano, dalla famiglia Angelucci a Mercadante, a persone che hanno investito soldi e tempo per il Lanciano, hanno scritto pagine di storia del Lanciano. In questo momento la famiglia Maio sta scolpendo la storia. Il Lanciano è una cittadina di 35.000 abitanti, non è una città, non ha un pubblico di 50.000 persone che lo segue. Poter disputare un campionato di Serie B, poter ospitare a Lanciano, nello stadio piccolo ma confortevole di Lanciano, società blasonate che hanno disputato campionati di Serie A e coppe, non è altro che una gioia continua. E ripeto, se dovessero essere playoff, così come saranno sicuramente i playoff, non sarà altro che la materializzazione di un sogno. Lanciano non ha nulla da perdere. Mi dicono che ci sono tanti messaggi, poi analizzeremo anche la fase difensiva della Virtus Lanciano. Deborah, messaggi li leggo insieme a te, dai, vediamo, sicuramente ce ne saranno tanti per te. Ciao Alessio, buonasera a tutti gli ospiti e tanti auguri di buon anno a tutto lo staff. Marcello, sei un grande, grazie. Marcello Ruggero, number one. Io non posso far altro che sottoscrivere. Vogliamo il doppiatore in trasmissione prima o poi, ma non credo che questo sogno si possa realizzare perché è molto titubante. Un grande saluto dalla Sicilia a tutto lo staff di Virtus Style da parte di Sabrina. Ringraziamo Sabrina e ricordo anche che siamo ovviamente in diretta streaming su www.tv6.it.
poi ci collegheremo con la Sicilia. Ai ragazzi della Virtus che ci stanno guardando voglio dire buon anno e forza campioni, ottimo dirigente scolastico il tuo ospite, questo è il minimo, lo conosco da tanto tempo, Marcello Rosato, che ringrazio sempre. Alessio, vorrei chiedere se anche voi pensate che alla Virtus occorra un centrocampista, visto che gli infortuni in atto, poi un difensore e un esterno d'attacco. Marcello, che cosa serve proprio per vedere questo messaggio? Secondo te che cosa serve? Franco diceva un centrocampista, Io mi riallaccio a quello che ho detto un attimo fa. Lo spogliatoio del Lanciano ha delle caratteristiche morali oltre che tecniche. Secondo me sì, può servire un difensore centrale, serve un laterale, serve un difensore, può servire un attaccante. La forza di Luca Leone e di chi opera nell'ambito delle scelte del Lanciano secondo me è questa. È più che altro la caratteristica del giocatore che deve arrivare. Secondo me la caratteristica del giocatore che può fare la differenza a Lanciano è quella di un ragazzo giovane con tanta voglia di imparare e di mettersi a disposizione. Quindi indipendentemente dal ruolo, difensore centrale o centrocampista, deve avere delle caratteristiche umane per poter entrare in un collante di spogliatoio che, ripeto, secondo me fa la differenza rispetto alle altre squadre. Vediamo gli altri messaggi. Voglio che domenica lo stadio sia pieno contro il Catania. Un saluto da Pasquale in Netturbino. Speriamo che sia così e noi lo salutiamo caramente nostro amico Pasquale Netturbino. Bello il collegamento con Schira. Amenta resta a repacete ve non seme di lancia te voleva bene. Eh sì, Amenta è stato chiaramente detto che Amenta aveva delle problematiche fisiche, ha svolto un terzo degli allenamenti diretti da Roberto D'Aversa e da Andrea Tarozzi, ragion per cui è stato messo in panchina oppure è entrato nel momento del bisogno, ma è solo una questione fisica, almeno per quanto ne sappiamo, lo scarso utilizzo di Federico Amenta, anzi è un elemento di forza che quando chiamato in causa, e mi riferisco alla gara di Terni, lo ha fatto bene e bene potrà fare in tante altre circostanze. Me l'aspettavo, questo è tutto per te, Deborah. Un punto determinante in due squadre, Serie A e Juniores, cosa ci dici di quest'ultima? Tu, Deborah, lo dico io perché sembrerebbe poi troppo di parte, tu sei una delle giocatrici, una delle migliori d'Italia, un under 18 considerata una delle migliori d'Italia. Fammi leggere questo messaggio e poi lo commentiamo, sì, sì. Così. Vorrei salutare Mister Marcello, persona squisita ed unica, spero tanto, visto il nostro interesse e passione per i giovani, che le vostre strade si possano incontrare. Presidente Vislanciano, PS, la nostra Deborah è una ragazza modello e merita nella sua crescita sportiva esemplare di poter entrare in nazionale. Ecco Deborah, questo è anche l'assist del presidente, del tuo presidente, che io ringrazio e saluto come sempre, Francesco Codellessa, sempre disponibile con noi, e questo fa onore a un presidente di una realtà che tutti i giorni deve affrontare delle problematiche logistiche, delle problematiche molto intense, e lo fa con molta bravura. Sulla tua bravura che cosa vogliamo dire? No, io non parlo di Non me. Lo dico io, gli addetti ai lavori ti considerano una delle migliori under 18 nel panorama nazionale. Non stiamo parlando di localismi, ma stiamo parlando dell'Italia. No, beh, se sono qui è grazie alla mia squadra, grazie alla società e a Francesco e tutti. Ma è un bravo presidente, Francesco. Sì, 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 molto bravo. Vi tiene molto... No, è molto... Ci lascia libera. Sa che può contare sulla nostra fiducia, diciamo. E voi gliela date la fiducia, nel senso lo ricambiate, sì, bene. Sì, sì, sì. Dal punto, no, di quando si arrabbia, Francesco, com'è? Non ancora lo provo io. La sua arrabbia... No, no, vabbè, è molto... È un fratello, è un padre, è tutto. Quindi
E invece quando si arrabbia Marcello Rosato nelle vesti di allenatore dentro lo spogliatoio, com'è? Sono estremamente autorevole, lo faccio anche a scuola, lo facevo quando ero professore dietro la cattedra, perché stando sempre nel mondo giovanile i ragazzi pretendono l'autorevolezza, cioè chi sta ad insegnare, chi insegna, chi dirige, chi ha un ruolo di responsabilità educativa deve necessariamente offrire dei valori di riferimento forti. E un urlo non fine a se stesso, un richiamo non fine a se stesso costruttivo diventano fondamentali per la crescita caratteriale di un ragazzo in qualunque ambito educativo. Un imprinting necessario, quello coercitivo in certi no, frangenti. Coercitivo, coercitivo no, nel senso di sviluppo della responsabilità. Adesso faccio una digressione sociologica. Viviamo in una società liquida senza nessun punto di riferimento. Trovare famiglie forti con dei genitori forti è estremamente difficile. E io vi assicuro, perché vivo la pedagogia e la psicologia ormai da quando avevo 17 anni, quindi è una vita che sto in questo ambito, offrire dei valori di riferimento forti alle nuove leve in fase di crescita è difficile ma è fondamentale, è fondamentale. Il fantomatico allenatore cattivo o professore cattivo è quello che al momento magari non ti dà soddisfazioni. Tu me lo puoi confermare perché vai ancora a scuola. Sì. Però a lungo andare è quello che ti rimane dentro, è quello che ti insegna, perché segnare significa segnare dentro per sempre, in un momento di crescita in cui ci si riapre alla vita. E invece il tuo allenatore com'è? È bravissimo. Il fatto che è a contatto con una rosa giovane vuol dire che è in grado di dare molto, come lo sta dando. Infatti noi abbiamo anche una juniores che è in grado di giocare in una Serie A, e questo grazie a lui. Quindi siamo in ottime mani. Siete in ottime mani. Prima di andare in pubblicità io vorrei lanciare il servizio sui gol subiti della Virtus Lanciano, ve lo faccio commentare rapidamente, poi pubblicità e poi... andremo nella bellissima Sicilia, sentiremo le ultime, ma ci sono tanti altri servizi, Virtus Style e questo ed altro, però adesso ci vediamo la scheda sui gol subiti della Virtus Lanciano. Vai Gianni. Gol subiti, croci, virtussine, le marcature incassate dal Lanciano sono infatti facili da sintetizzare perché su 26 reti prese ben 9 sono identiche o quasi. 9 sono le reti incassate da Nicolas dagli sviluppi di un corner che, tradotto in modo percentuale, vuol dire che il 35% delle reti al passivo provengono proprio dagli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Oltre alle reti subite dagli sviluppi di un corner, il Lanciano ha preso gol da palle inattive. Molto spesso queste marcature sono sembrate simili nella dinamica. In due sole circostanze il Lanciano ha subito 3 gol in un match, Catania e Spezia, mentre in casa col Frosinone c'è stata la debacle più roboante con una cinquina rifilata dalla squadra di Stellone, ma era il mese di settembre. In 6 gare su 21 il Lanciano ha terminato le ostilità con la porta inviolata. La media di gol incassata è di 1,23, media che si alza 1,73 se si eccettuano le 6 sfide concluse con lo 0 alla voce reti subite. In generale il pacchetto arretrato ha ampi margini di miglioramento nel sincronismo di alcuni meccanismi. Tra l'altro Roberto D'Aversa potrebbe anche rafforzare la difesa con l'utilizzo di un acquisto, si fa per dire, che potrebbe presto tornare a disposizione. Stiamo parlando del sempreverde Federico Amenta, classe 79. Sempreverde, finora utilizzato solo 179 minuti, ma costretto ad un calvario di infortuni di varia natura. Insomma, da migliorare c'è tanto in fase di difesa, ma ci sono anche i presupposti e i margini di miglioramento per farlo. Eh sì, c'è un miglioramento da applicare, il miglioramento continuo, però anche i numeri, 26 gol subiti, forse c'è questa ripetitività nei meccanismi in cui si subisce il gol, l'innesco da angolo, palla inattiva, però prima stavamo anche, hai fatto una giusta riflessione sulla contestualizzazione emotiva. Ma non solo emotiva, c'è sempre da considerare che il Lanciano non gioca da solo.
gioca sempre contro squadre di caratura importante, contro singoli di caratura importante. I gol che ha subito il Lanciano sono gol che può subire qualunque tipologia di squadra, perché a volte ci può essere un errore di posizionamento, altre volte c'è una piramide che non viene fatta bene, altre volte un elastico che non viene fatto bene, altre volte è bravissimo l'attaccante nell'attaccare lo spazio per andare a colpire di testa. Ripeto, si può allenare 3 ore al giorno una fase come quella difensiva, ma mancano alcune variabili che poi sono di contesto di gioco che fanno la differenza. I gol che ha subito il Lanciano sono gol che hanno subito anche altre squadre. Ora in percentuale sono di più quelli da calcio da fermo, probabilmente perché in quelle situazioni, o per errore del difensore del Lanciano, ma soprattutto per bravura dell'attaccante, la fase realizzativa è andata a favore dell'altra squadra. Non è proporzionato la quantità di tempo che si dedica ad un tipo di esercitazione che in settimana viene fatta a sé stante, senza la pressione dell'avversario, con la presenza invece di tutte quelle variabili di cui ho detto prima. Tu invece come la vedi questa fase difensiva virtussina, e soprattutto giusto il ragionamento di mister Marcello Rosato, perché insomma in allenamento i presupposti sono anche diversi, poi nella gara, nei 90 minuti veri e propri, subentrano anche altre dinamiche e c'è anche l'avversario da considerare. Sì, vabbè, è vero che allenare un certo settore non è sempre l'unica cosa da fare. Magari ci possono essere dei cali di tensione, oppure non lo so, e quindi comunque c'è il settore difensivo del Lanciano. Tu sei una estimatrice di un giocatore del Lanciano, che è poi il simbolo, che è Carlo Mammarella. Sì. Come lo vedi questo terzino goleador, rifinitore, oggetto di discussione anche del calciomercato, perché è appetito da vari club? È un sinistro d'oro, quindi ogni sua toccata di palla, diciamo, le palle inattive sono sue. È l'elemento simbolo di questa squadra? Decisivo, direi. Qualche volta quando serve, poi c'è. C'è sempre. C'è però anche l'ora della pubblicità, prima è toccato al mister, quella è la telecamera, invece tu con sorriso femminile come faresti e consiglieresti la pubblicità ai nostri telespettatori? Così, pubblicità. 22 e 11 minuti, dobbiamo correre in questo rush finale di trasmissione, tanti messaggi, ci collegheremo con Catania, poi abbiamo i riflessi filmati di Virtus Lanciano Bari, gli allievi di Marcello Di Camillo che hanno compiuto un'impresa domenica scorsa, poi rivedremo l'allenatore del Bari, per inciso è un certo Nicola Legrottaglie, e Marcello Di Camillo non ha assolutamente sfigurato, anzi ha portato il Lanciano alla ribalta domenica con questo risultato importantissimo e bellissimo, e poi il finale con i nostri servizi curati da Marcello Ruggero. Però subito messaggi, mi dicono che le linee sono piene. Domanda per Deborah Paolucci. Al recente torneo juniores femminile disputato a Roma, quale squadra ti ha impressionato per il gioco espresso e quale secondo te sarà la squadra juniores che rappresenterà l'Abruzzo alla fase finale di Expo 2000? Anzi, all'Expo 2015? Rispondo subito. Vai. Siamo noi. No, davvero. Peronghi, su pare di jeans, ficchiù sangue. Saluti al top dei mister Marcello Rosato. Saluti da Gianluca, da Villa Scorciosa, e noi salutiamo Gianluca. Deborah, sei il top. Buonasera, cosa ne pensi della juniores della Vis Lanciano e della Serie A? Con affetto, la tua squadra. Un abbraccio da tutte noi e un abbraccio al mister. Cosa ne pensi? Penso che siamo un gruppo bellissimo e che con la juniores vinciamo tutto e con la Serie A cerchiamo di fare altrettanto, anche se è un po' difficile, però
però ce la state mettendo tutti, sì, esatto. Ovviamente. Sì, Debo, canta per noi la canzone fatta da noi in diretta live. Allora, no. Poi appena finiscono i messaggi io ti inquadro, ti do la telecamera. Anzi, guarda, la telecamera è quella. Fammi vedere come... Non posso. Dai, dai, deliziaci dal punto di vista musicale, dai. No, davvero, non posso, raga. Allora, io posso fare tutto, ma questo no, dopo. Un accenno, dai. La vis lanciano, oh, dai e teso, una parola, una squadra, magnifico. Basta. Finito, va bene, basta. È stata brava. Vedi, anche l'applauso di Marcello te lo faccio anch'io. Grande Lemon. Andiamo avanti. Io. Sei tu. Non penso. Buonasera e buon anno a tutti. Finalmente è ricominciata la mia trasmissione preferita. Complimenti a tutto lo staff di Virtustyle e sempre Forza Lanciano. Emanuela, grazie Emanuela. Complimenti Preside Rosato, sei anche un ottimo giornalista sportivo, oltre che un bravissimo dirigente scolastico ed una grande persona. Un saluto a tutto lo studio da parte di Natasha. Grazie Natasha, io non posso far altro che confermare quello che hai scritto su Marcello. Non pensavo che Pia Gomez sapesse parlare l'italiano in maniera così erudita. Sei il top. Firmato Ananas e Federica. È stata sì. Qui Federica, che salutiamo. Deborah, la tua crescita sarà il punto di forza sia per la Juniores che per la prima squadra. E a maggio, diccelo tu, che succede? Non lo so. Vabbè, chi vivrà vedrà. Andiamo avanti. Alessio, sono Franco, vorrei precisare il mio messaggio precedente per quanto riguarda i rinforzi per la Virtus. La mia richiesta dei rinforzi è scaturita da eventuali infortuni e squalifiche che specialmente a fine campionato con le diffide saranno tante, e non perché la squadra attuale non sia ottima, anzi di più. Un caro saluto, sì Franco, questo l'avevamo capito, però c'è anche da fare i conti con l'aspetto... probabilmente economico, è giusto. Però è giustissima la riflessione di Franco, diffide, certo. La vera a disposizione più giocatori fa sempre comodo. Le sue compagne della Juniores cantano, ce l'abbiamo solo noi, Deborina ce l'abbiamo solo noi, saluti da Gianluca. Insomma, questa sera ti abbiamo anche fatto cantare, poi dalla Juniores a Sanremo, passando sì. Per Expo 2015, il passo non dovrebbe essere così lontano. Mentre Gianni D'Areo prova a contattare il collega di Catania, Maurizio Licordari di Telecorror Catania, per sentire proprio le ultimissime sulla sfida di domenica, anzi di sabato, al Biondi. Dalla regia vorrei chiedere se possiamo mandare in onda le immagini di Virtus Lanciano Bari, degli allievi allenati da Marcello Di Camillo, da Mister Di Camillo. Ecco, questa è la sfida di domenica pomeriggio, 1-0 la sfida dell'Esposito, Villa delle Rose di Lanciano. E Marcello Rosato, in questo caso, va dato atto che questa squadra sta crescendo. Questo è Nicola Le Grottaglie, che non è l'ultimo arrivato, e lì c'è un Marcello Di Camillo sempre prodigo di consigli e soprattutto un allenatore che sta dando tanto al calcio frentano, e non solo, sta facendo molto, ha fatto tanta gavetta e perché no, potrebbe essere anche un punto di riferimento per palcoscenici frentani più importanti. Sì, io conosco Marcello Di Camillo e il suo collaboratore che è Giuseppe Giovannelli, che sono la storia calcistica del settore giovanile del comprensorio frentano. Da non dimenticare anche l'esperienza di Marcello Di Camillo, la guida della Spallanciano. Non dimentichiamoci dell'esistenza di una società come la Spallanciano, che è la storia calcistica di Lanciano, e averla portata in palcoscenici importanti. Marcello Di Camillo sa coniugare, insieme a Giovannelli, ma tantissimi altri allenatori del settore giovanile del Lanciano, sanno coniugare due aspetti che sono importanti in un settore giovanile: le qualità dell'allenamento, della tecnica, della tattica, ma soprattutto l'armonia dello spogliatoio e la crescita morale del giocatore.
lo spogliatoio gestito da Marcello Di Camillo è uno spogliatoio nel quale si vive bene, e ripeto, quando si vive bene lo spogliatoio, la partita è una conseguenza positiva. E c'è anche da dire, proprio per concludere, che questa squadra ha sofferto, è stata una gara sofferta, però ha avuto la meglio contro una big anche di queste categorie che è il Bari. Allora, incarna un po' il, sì, sì, ma, il prototipo, ma al di là della vittoria 1-0, 3-0 sul Bari o perdere 1-0 col Bari, c'è da non dimenticare una cosa, che il Lanciano con la prima squadra è in Serie B, ma con il settore giovanile è in Serie A. Cioè il Lanciano sta disputando un campionato di Serie A con la Primavera, con gli allievi nazionali, con i giovanissimi nazionali, oltre ad avere tutto il settore giovanile. E vi assicuro che le realtà calcistiche con le quali si scontrano le squadre nazionali del settore giovanile del Lanciano sono squadre che hanno un costo, che hanno un budget, che hanno degli obiettivi da raggiungere, hanno la valorizzazione di giocatori acquistati. Il Lanciano non fa questa politica, il Lanciano fa una politica di crescita del giocatore, di crescita della squadra. Arrivare quinti, sesti, settimi può anche far piacere alla fine dell'anno, ma se non c'è stata la crescita del giocatore che poi potrebbe arrivare a giocare in prima squadra, non ha senso avere un settore giovanile nazionale. E io credo, è un po' di tempo che non parlo con loro, ma credo che l'obiettivo sia questo, non tanto battere il Bari 1-0, bellissimo, si va a fare festa, abbiamo battuto il Bari, ma se poi al termine della partita con il Bari non c'è un portiere, un difensore, un centrocampista che di prospettiva potrebbe interessare la prima squadra, non ha senso avere un settore giovanile. Io credo che Lanciano lo stia facendo. E bravo anche a Tassi, il marcatore della contesa, tra l'altro è sotto l'egida protettiva del procuratore Carlo Della Penna, amico di Virtustyle, che salutiamo. Però ce ne andiamo nella bellissima Sicilia, dove c'è il nostro collega Maurizio Ricordari da Messina in questo momento. Maurizio, buonasera. Buonasera, buonasera a te, sì, da Messina, a casa, perché casa mia è Messina. Catania è un passaggio in più, diciamo che fa parte di questa bella terra che insomma ci dà la possibilità di lavorare in un bel po' di posti, e quindi siamo contenti anche di questo. Maurizio, innanzitutto grazie, però oggi forse l'attenzione a Catania è stata catalizzata dall'arrivo di Maniero, che poi conosciamo benissimo perché a due passi qui dalla nostra sede a Pescara, questa cessione nel breve volgere di pochissimo tempo è arrivato a Catania Maniero. Sì, è arrivato intorno alle 18:30, è stato segnalato il suo arrivo, perché come sapete certamente è un momento un po' particolare con il Catania Calcio, non ci sono grandi fonti di informazione ufficiali se non le banali comunicazioni, insomma quelle concrete, non c'è molto altro, quindi quando si tratta di indiscrezioni dalla società è arrivata pochissimo in questo momento, però insomma è arrivato alle 18:30 Maniero, c'è l'accordo già pronto, dovrebbe essere soltanto questione veramente di dettagli, credo che addirittura potrebbe arrivare già nella mattinata di domani la formalizzazione. Per il Catania è fondamentale definire subito questo aspetto per mille ragioni, non solo per la qualità del calciatore, che ovviamente aggiunge qualcosa a un attacco che comunque aveva già una pedina preziosa come Emanuele Caraiò, aveva Rosina, aveva tante alternative, ma anche e soprattutto perché la definizione della squadra di domani, del futuro, quella che potrebbe cominciare a vedersi già sabato con Lanciano, passa attraverso proprio la definizione degli ingaggi più importanti, e quindi anche il modulo tattico, l'assetto della squadra dipendono proprio dagli uomini. In questo momento il Catania è veramente un cantiere aperto, ci sono troppi calciatori che non si sa che cosa faranno già alla fine di questa settimana, quindi insomma è importante anche per questo. Poi ovviamente sulla qualità del calciatore non credo di dovervi spiegare cose che sapete certamente meglio di noi, le vivete e le avete vissute da vicinissimo, ecco, insomma. Sì, sì, infatti ecco, non si discute assolutamente la forza, la bravura di Maniero. Maurizio, che Catania ci dobbiamo aspettare sabato al Biondi? E tra l'altro piazza catanese molto esigente, anche stata indigesta probabilmente questo andamento altalenante, balbettante di questi primi 21 passi del campionato. Guarda, è stato un avvio di stagione stranissimo, perché in realtà il Catania a tratti ha mostrato quello che i tifosi si aspettavano, cioè
la capacità di soffrire accompagnata comunque alla qualità di calciatori di primissimo piano. Ripeto, ho citato prima Cavaliere Rosina, ma l'elenco è davvero lungo, anche questo non credo di dovervi sottolineare, insomma, la qualità della rosa. Però è vero che ci sono stati troppi risultati che non sono andati come la società si aspettava, e i tifosi si sono immediatamente spazientiti, diciamo che hanno dato un credito relativamente breve in termini di tempo alla squadra. Il risultato è che oggi c'è un clima molto 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 elettrico in città, c'è da una parte una squadra che praticamente è blindata a Torre del Grifo, non ha contatti con l'esterno, dall'altra una tifoseria che è in contestazione ma che naturalmente è pronta a tornare sui suoi passi se dovessero arrivare i risultati, perché questo è quello che quest'anno i tifosi del Catania chiedono al Catania, cioè di tornare subito in Serie A. È chiaro che la classifica oggi dice esattamente il contrario, cioè dice che l'obiettivo del Catania deve essere venire fuori dalla zona play-out, ma insomma è anche vero che sul piano della qualità della squadra le condizioni per uscire ci sono tutte. Bisogna vedere che cosa riuscirà a fare in questi pochi giorni, in questo breve periodo, Marcolin che è arrivato da poco più di una settimana, insomma sta cominciando a lavorare, sta cercando di studiare le soluzioni migliori anche in funzione dei calciatori che ha a disposizione. E dicevo, da questo punto di vista è complicatissimo, perché a parte l'elenco infinito degli indisponibili, che comunque sono ancora tanti, mancano calciatori del livello di Peruzzi, Rolin, di Capuano, Martigno è rientrato ma insomma non si sa come sta, Castro è tornato subito prima della sosta ma anche lui certamente non è nelle migliori condizioni, c'è Rosina che è un grosso punto interrogativo anche se pare che stia molto meglio adesso, però bisogna vedere come questi calciatori potranno approcciare la prima gara della stagione. E poi c'è la valutazione da fare sul discorso modulo. Dicevo prima che il Catania di oggi faticherà a cambiare assetto e quindi a spostarsi da quel 4-3-3 di inizio stagione, che poi è un modulo che potrebbe essere solo lievemente modificato in occasione della partita di sabato, una sorta di 4-3-2-1, una sorta di albero di Natale, ma di fatto è sempre un 4-3-3, stiamo parlando solo di cambi di numeri, perché poi nella sostanza i due che stanno in appoggio all'unica punta sono due esterni d'attacco, quindi alla fine sempre lì arriviamo. Però è anche chiaro che insomma nelle intenzioni di Marcolin potrebbe esserci anche l'ipotesi di studiare soluzioni tattiche alternative. Dicevo, da questo punto di vista, definire in fretta l'ingaggio di Maniero, quindi poterlo utilizzare, consentirebbe anche al tecnico di fare anche altre valutazioni sotto il profilo tattico, perché lui ha gli uomini, ha tantissimi trequartisti, veramente tanti, proprio come caratteristiche tecniche, e deve cercare di sfruttarli nel modo migliore. Maurizio, l'ultima, a livello di stampa, come state valutando il momento particolare di questo Catania che agisce sul mercato, vuole tanto, e soprattutto anche le considerazioni in vista dell'approccio della sfida di sabato? Guarda, intanto noi abbiamo parlato solo di Maniero, ma in realtà oggi la notizia è già ufficiale, è arrivata, è l'ingaggio di Manuel Coppola, anche questo ampiamente annunciato, il centrocampista ex Cesena, che è arrivato, arriva e si aggiunge all'altro acquisto che c'è già stato nei giorni scorsi, quello di Nicola Belmonte, difensore di proprietà dell'Udinese, ex Bari, Siena, insomma altro giocatore che sicuramente può fare al caso del Catania. E le operazioni di mercato secondo me sono estremamente significative, perché l'operazione di Maniero, per quel che abbiamo visto, per come l'abbiamo vissuta, con sensazioni strane, perché non c'era più l'abitudine da diversi anni, dai tempi in cui il Catania fece l'ultima volta la scalata dalla Serie B alla Serie A, quando fece l'operazione con Spinesi, con De Zerbi e Del Core, li prese tutti e tre, andò a portare i soldi sul tavolo e si portò via i giocatori che non erano neppure lontanamente sul mercato. Maniero sostanzialmente era una situazione simile, cioè era un calciatore che comunque la sua squadra non faceva partire certamente a cuor leggero, invece il Catania si è presentato lì, ha messo quel che doveva mettere sul tavolo, ha convinto il calciatore, ha convinto di fatto anche la società a lasciarlo andare, dimostrando grande interesse proprio a chiudere questo colpo e quindi cercare di andare a prendere un calciatore che potesse fare la differenza. Da questo punto di vista i segnali sono confortanti, il problema è più ampio, il problema è che è una società che comunque continua a avere una serie di problemini, chiamiamoli così, da risolvere, problemini che poi diventano problemoni quando si tratta di fare il mercato davvero, perché deve risolvere un po' di mancanza di equilibri che si sono venuti a creare all'interno dello spogliatoio, problemi di equilibri che si sono venuti a creare all'interno dello spogliatoio e che di fatto probabilmente hanno anche provocato gli effetti successivi. È vero che c'è una frattura con la città, ma è anche vero che la città alla frattura è arrivata dopo diverse piccole contestazioni, timide contestazioni, quindi la società ha bisogno assolutamente di dimostrare la sua forza. Io credo che questi
colpi, questi primi segnali dal mercato siano estremamente significativi, però il problema è sempre lo stesso: non si può collezionare figurine e pensare di vincere un campionato, bisogna poi sul campo dimostrare che quelle figurine sono state incastrate nel modo giusto, e credo che questo poi sia l'elemento più difficile, la parte più difficile del lavoro di Marcolin. Non vorrei essere nei suoi panni, considerato che uno come Sannino, che comunque aveva dimostrato anche sotto il profilo umano di avere le caratteristiche per fare qualcosa di buono, poi però alla fine non è riuscito a portare avanti il progetto, proprio perché quelle famose figurine vanno incastrate, incollate, anzi, per utilizzare un termine più adatto alle figurine, e non sempre è facile farlo quando hai una piazza che comunque pretende risultati subito. Hai perfettamente ragione, l'esempio delle figurine è calzantissimo. Grazie Maurizio e alla prossima. Grazie per il tuo preziosissimo intervento. Grazie a Maurizio Licordari, Telecolor di Catania. Vogliamo che Catania ci dobbiamo aspettare sabato? Sono una squadra fortissima. Verrà Lanciano solo per fare 3 punti o si potrà anche accontentare? No, non credo, verrà qui per giocarsi la partita. È una piazza importante. L'acquisto di Magnero serve anche per calmierare la piazza e ritrovare degli stimoli mentali, più che altro. Il Catania verrà qui per giocarsi la partita, ma dovrà giocare contro il Lanciano. Però. Tu che Catania ti aspetti? Beh, dopo il pareggio dell'andata, penso che verrà qui solamente per vincere. Però se il Lanciano risponde alla maniera dell'andata, penso che potrà vincere sicuramente. Non ci saranno Cerri, non ci sarà Turchi, non ci sarà Fabrizio Paghera. Questa è, almeno ad oggi, ad Horas, la situazione rossonera. Ho pochi minuti, però io lo devo lanciare questo servizio. L'abbiamo registrato prima della puntata, che poi abbiamo dovuto registrare, l'unica registrata nelle nostre, questa è la 17ª. Il grande tifoso, a grande richiesta, arriva un grande tifoso top, conosciutissimo a Lanciano. E allora, il grande tifoso. Signore e signori, io sono Danilo Di Liberto, commerciante. La tabaccheria a Lanciano. Sono un grande tifoso perché seguo questa squadra da sempre, dall'eccellenza fino alla scalata della Serie B, e speriamo che non ci fermiamo, che andiamo anche in Serie A. Quindi seguo sempre, dentro e fuori casa, questa grandissima Virtus. Sotto acqua, neve, pioggia, vento, poi sono alcuni compagni che dicono no, domani piove poco, invece diluvia, e va bene. Allora, le prime 3 nomination positive sono che le ragazze che vengono con noi in trasferta, oltre va bene in casa, anche in trasferta, che ci seguono a noi, vengono in sede, sono molto attive le ragazze. Seconda nomination, mister Roberto Gialleonardo, grande cuoco della sede degli Ultra. Terza nomination, il gruppo, la Virtus, la squadra, il collettivo Virtus. La nomination di Roberto Gialleonardo, grande cuoco che tutti i sabati che giochiamo in casa cucina, prepara i suoi menù buonissimi, e anche quando andiamo in trasferta il giorno prima prepara tutto da mangiare per i ragazzi che rimangono in sede a seguire la Virtus. Sul collettivo, lo zoccolo duro di questa squadra, i vari Carletti Mammarella, vari Vastola, Di Cecco, Piccolo, Amenda, e questi ragazzi sono veramente un bel gruppo, tosto, e poi che affiancano ogni anno i vari ragazzi, tipo l'anno scorso Casarini e Booker, quest'anno Conti, Cerri, che sono affiancati da questi, dallo zoccolo duro degli anni passati. Allora, le 3 nomination negative. La prima, mi dispiace, è un carissimo amico mio, ma lo devo nominare, è Massimo Picciotti, che segue dentro e fuori, però purtroppo a Brescia era assente. Massimo, quindi non lo devi fare più, devi fare tutte, adesso devi promettere che devi, da adesso in poi non ne devi saltare una, soprattutto quello del 24 dicembre,
lì devi essere presente, se no sono fatti tuoi, carissimo. Zemagne lupanettone. Pure se tua moglie ti caccerà di casa, ma devi venire in trasferta con noi. Seconda nomination negativa, che purtroppo è uno dei pochi stati dove giro, in pochi stati d'Italia dove giro, che purtroppo non possiamo portare tamburi, megafoni, varie coreografie, che nonostante siamo una tifoseria calma e tranquilla, però dal di sopra, dall'alto, ci nega di fare queste coreografie e soprattutto tamburo e megafono, che ormai da tempo li sto rivedendo in vari stadi d'Italia. E terza cosa, nomination negativa, mi dispiace alcuni comportamenti di alcune persone in curva, quindi io dico di essere tutti uniti, tutti insieme per tifare questa Virtus. Allora, saluto tutti gli ospiti in trasmissione, grande Alessio, bellissima trasmissione, saluto tutti e saluto tutti i ragazzi della sede. Un bacio a tutti e un abbraccio. E noi salutiamo Danilo Di Riberto e io devo andare in chiusura, ahimè, e lo voglio fare ringraziando Marcello Rosato, però prima cosa ci devi... Sì, io volevo far vedere, questo è un impegno che ho preso con mio padre, una foto storica di Luca Leone, che è stato tanto tempo cliente di mio padre, spesso è venuto anche a cena a casa nostra, e questa è una dedica fatta al barbiere Nicolino, famoso di Lanciano, un grande amico, e per dimostrare anche che la mia famiglia ha una storia di tifo nei confronti del Lanciano. Beh, un bel gesto, poi Luca Leone ha fatto la storia. Beh sì, ha scolpito la storia, che è una cosa diversa dallo scrivere. La puoi scrivere pure sulla sabbia la storia, poi arriva l'acqua e la cancella. Lui l'ha scritta sul marmo, che è una cosa un pochettino diversa. Come sei stato con noi? Benissimo, e mi devi permettere di salutare però tutto il personale docente, educativo. ATA del mio istituto alberghiero di Villa Santa Maria e tutti i ragazzi che ho, ai quali do un grande abbraccio. Voi sapete quanto vi voglio bene, quando io possa essere un preside particolarmente attento a voi, e invito tutti quanti domenica prossima a scuola aperta a Villa Santa Maria dalle 10 alle 18, diamo la possibilità ai futuri iscritti di poter vedere il nostro storico istituto. Grazie. Grazie a te Marcello, siccome tu guarda, te la strappo in diretta questa promessa, quando mi tornerai a trovare? Ti tornerò a trovare quando ci sarà qualche allenatore tipo Marcello Di Camillo, Giovannelli o qualcuno del settore giovanile del Lanciano, nei confronti del quale ho veramente tanta stima. Quindi questo è un invito a Peppino e a Marcello, che sono tra l'altro amici e ci seguono sempre. Grazie a Marcello Rosato. Deborah, sei arrivata in ritardo, hai avuto 100.000 messaggi, cos'altro chiedere e come concludere? Meglio di così non potevo domani andare. A scuola, ci abbiamo altri messaggi. Deborina, ce l'abbiamo solo noi, sei unica, ti voglio bene, andiamo avanti. Ecco, questa era l'ultima, la chiosa finale. Ti vogliono bene, tu come rispondi a chi ti vuole bene? È che io voglio bene pure io. Grazie a Deborah Paolucci, grazie anche alla Vis Lanciano, ma grazie soprattutto a voi. Ci vediamo martedì prossimo, 20 gennaio, e ricordatevi sempre, la classe non è acqua, lo stile è Virtus Style. Buonanotte a tutti.